La frittata con il lesso è uno dei piatti più tipici della nostra cucina chiantigiana. Era un piatto molto comune qualche tempo fa, quando nelle famiglie si faceva il brodo due volte a settimana almeno, quindi avevamo il lesso, che era la carne utilizzata per fare il brodo, che veniva utilizzata come carne e quello che rimaneva si poteva usare in diversi modi. Quindi la frittata di lesso è un piatto anche da riuso, lo possiamo definire, che può essere sia un antipasto, sia un secondo piatto, sia anche una merenda, va sempre bene. Gli ingredienti che ci servono sono appunto a parte la carne lessata, l'aglio, in questo caso stiamo utilizzando dell'aglione che spezzettiamo insieme a delle foglie di salvia, usiamo la mezzaluna che è il nostro coltello tipico, e usiamo poi un po' di salsa di pomodoro che avremo preparato in precedenza e l'uovo, quindi sale e pepe, direi basta. Spezzettiamo la carne a piacere, noi ci piace abbastanza fine, e mettiamo un po' d'olio nella padella, meglio se antiaderente. Cominciamo con il trito di salvia e aglio, facciamo andare un pochino sul fuoco, dopodiché aggiungiamo anche la carne, facciamo rosolare prima il trito, come ho detto, e poi la carne. E dopodiché aggiungiamo la salsa di pomodoro in modo da insaporire bene. Insieme alla salsa mettiamo anche un po' di brodo. E nel frattempo sbattiamo le uova intere con sale e pepe. Quando il nostro composto è pronto e ben ritirato sul fuoco, possiamo versare sbattuto. Abbiate cura di livellare bene il composto sul fondo della padella. Adesso abbassiamo un po' il fuoco e lasciamo ritirare un po' l'uovo. Quando comincia a staccarsi dalle pareti, si può pensare di girare la frittata. In Toscana si usa girare la frittata. Questa è la nostra frittata.